Ciao a tutti, bentornati nel canale, benvenuti in un nuovo video. Allora, sto rifacendo questo video perché ho fatto una diretta, ma è stata la peggior diretta che abbia mai fatto perché praticamente non si vedeva niente. La fotocamera del telefono era sporca, quindi si vedeva tutto opaco e poi stavo quasi sempre fuori camera. Quindi ho deciso di rifarlo questo video per farvi vedere bene. Soprattutto questi colori magnetici di UR Sugar perché mi piacciono tantissimo. L'ho anche utilizzati nel frattempo. La marca è questa, li ho presi su AliExpress e quindi voglio farvi vedere bene come sono perché veramente ho riguardato la diretta e non si capisce una cippa lippa. Allora, adesso vi faccio vedere prima questi qua che sono questi acrigel e questi sono gel e poi vi faccio vedere i colori. Allora, cominciamo con questi. Questo è un Poly Extension Gel Quick Building UV LED. Insomma, dalla descrizione purtroppo non è che si capisce molto, però poi ho letto le recensioni. Questo è nel colore pink. Ho letto le recensioni delle altre persone e ho capito che è un acrigel. Infatti, anche aprendolo, leviamo la pellicola, aprendolo appunto si capisce che è un acrigel. Anche prendendolo questo, tutti e due sono abbastanza trasparenti, quindi io adesso lo stendo un attimino qui per vedere il colore. È un po' rossiccio, a me non fa impazzire questo rossiccio, però comunque considerando che magari lo andiamo, no, magari sicuramente lo vado ad utilizzare come base e poi andrò a fare sopra un colore. Alla fine non mi disturba più di tanto. Si lavorano abbastanza bene, non si appiccica al pennello. Sto utilizzando anche il pennello abbastanza non asciutto, ma insomma non troppo bagnato per fare appunto questa prova, per capire un attimino qual è la sua caratteristica. E quindi ecco, questo è il colore. Una volta steso non è poi così rossiccio. Però, vabbè, insomma, non è un colore che mi fa impazzire. Ovviamente ora ce l'ho, lo userò, è da 15 ml, quindi finisce anche abbastanza presto e credo che lo posso tranquillamente usare. Lo userò anche per capire un attimino com'è la tenuta, come polimerizza, anche se comunque, vabbè, essendo un acrigel sicuramente è abbastanza poroso come tutti gli altri e vabbè. Allora, questo è il pink. Questo invece è il colore nude e andiamo a vedere anche lui. Questo è leggermente più rosatino invece che rossiccio e sembrerebbe anche leggermente più coprente, ma neanche più di tanto. È abbastanza trasparentino anche lui. Poi dobbiamo sempre considerare magari la quantità di prodotto che stiamo utilizzando. Ovviamente meno quantità usiamo, più tenderà ad essere trasparente. Consideriamo sempre che la tip ha un suo colore perché è appunto bianca e quindi tutto quello che ci mettiamo sopra risulterà anche un po' più coprente di quanto poi è nella realtà, perché vedete se lo allungo, se lo tiro fuori dalla tip, vedete? È abbastanza trasparentino, quindi è leggermente colorato. Comunque sì, si lavorano al contrario di quell'altro che avevo usato nel tubetto nel video della challenge. Mi sembra che questo sia un po' meglio, anche se forse già sto no, già sto ritirando quello che ho detto, detto e ritirato. Vedete anche qui quando polimerizza è come se
non lo so, il cleaner gli lascia. Vediamo quest'altro quando gli faccio fare la polimerizzazione completa. Allora, ecco qua, fa lo stesso lavoro di quello nel tubetto. Non so se si riesce a percepire che lascia tutti i segni e molte volte, anche andando poi a limare, rimane il segno di questi segni del cleaner, credo, non saprei qual è la motivazione. E se dovessi utilizzarlo, cioè se mi rimane il segno e poi devo andare a fare per esempio un French e questi segni bianchi si vedono sotto, se devo andare invece a coprire con un colore, vabbè, chi se ne frega, però di certo mi devo creare il problema, come dire, cioè devo riflettere se devo fare una cosa piuttosto che un'altra e quindi mi fa fatica tutto questo, pensare a tutto questo e quindi vado sicuramente per una cosa che so già che funziona bene in qualsiasi caso, quindi li utilizzerò su me stessa come al solito perché li ho comprati oppure per le challenge che faccio. Adesso ho deciso di fare delle challenge e vabbè, questi ve li consiglio. Cioè, se mi dici lo ricompri, no, questo non lo ricompro. Poi ho preso questi due che si chiamano Jelly Color e sicuramente li ho comprati perché sono dei costruttori, non dei colori. Allora, sono andata a rivedere nel, appunto, aspettate che alzo la luminosità, vediamo se si vede meglio. Sono andata a rivedere nella descrizione del prodotto e dice poliestensione gel UV del costruttore del chiodo, perché nail in realtà anche si traduce chiodo, vuol dire due cose. Del gel smalto di costruzione, vabbè, è un costruttore e dice che è anche un soak off. Ora, se io vado a scorrere e a cercare le caratteristiche, dice che 100% alta qualità, adatto a applicarsi sulle unghie, acrilico, unghie e unghie naturali. Contribuisce a rafforzare le unghie con un cappotto, un coat, vabbè, con uno strato lucido durevole, perfetto sia per uso professionale che personale. Applicare uno strato di base e asciugare in lampada, mettere la nail form e applicare uno strato. Quindi questo è un costruttore. Applicare un secondo strato di gel e asciugare in lampada, trim le forme di unghia, vabbè, dare la forma all'unghia, metti un top coat, asciugalo e il disegno è fatto. Vabbè, allora, come si vede nella foto qui, questi dovrebbero essere i vari colori. Qui mettono una nail form, quindi si capisce ancora meglio che è un costruttore. E quindi andiamo a vedere, questi sono i colori. Ovviamente adesso in camera non vedrete esattamente quello che vedo io, ma tanto i colori quasi mai corrispondono. Io ho preso il 501 e il 508. Andiamo a vedere su Tip come sono sti colori. Allora, il 501, come dicevo nella diretta, sembra quasi fosforescente. Il 508 sembra un po' più naturale. Allora, andiamo a fare prima quello fosforescente. La consistenza è, secondo me, medio-bassa, perché a prenderlo sul pennello dobbiamo vedere se si muove. Sembra quasi non muoversi. Vediamo, metto un po' di prodotto abbastanza abbondante, anche per capire un po' il colore che sì, cioè è fosforescente. Vediamo se si livella. Adesso l'ho steso un po' così alla bene meglio, voglio vedere se.
Allora, prendiamo il 508 e vediamo. Certo, sul pennello si muove, però sto vedendo che qui sulla tip non si muove tanto. Quindi potrebbe essere una buona scoperta. Questo 508 già è un colore a mio gusto un po' più fattibile rispetto al 501. Allora, sembra che non colano. Sembra che non colano questi gel. Dovrei provarci a fare un allungamento. Insomma, la prova del 9 è quella. E quindi va bene, vado in lampada e non si muovono più di tanto, nonostante nel vasetto, vedete come cammina? Cammina abbastanza. Che strane cose. Va bene, vado ad asciugare. Allora, eccoli qua. 501, quello in alto, 508, quello in basso. Va bene, sicuramente farò degli esperimenti per vedere come sono per allungamento o per creare una struttura vera. Allora, adesso andiamo avanti con questi qua. Questi qua in particolare non li ho comprati io, ma me li hanno mandati da Born Pretty Store, che è questo sito appunto cinese che vende un sacco di cose per il beauty, nails e beauty, e adesso vendono anche UR Sugar. Praticamente mi hanno scritto che mi mandavano dei colori senza chiedermi li vuoi, non li vuoi. Mi hanno detto ti mandiamo dei colori, ti abbiamo spedito dei colori, va bene, ok, grazie. E allora adesso ve li sto facendo vedere. Per fortuna, dico io, sono di questa marca che comunque mi piace e quindi non farò fatica ad utilizzarli né ad utilizzarli e neanche a parlarvene. Farò fatica perché, come vedete, li compro anche per conto mio. E sono due termici e due meteorite, li chiamano, sono comunque dei magnetici. Adesso vi faccio vedere i termici e aspettate che qui tocca trovarli. Thermal, ok, questi due sono i termici. Io non ci faccio molto con i termo, ve lo dicevo pure nella diretta, perché non mi piace sto fatto che appunto l'unghia, la mano della persona è calda e giustamente viene uno sfumato naturale, però è uno sfumato che uno non può decidere il colore, lo decide lui e quindi vabbè. Allora, UR010, fantastico, io qui ho scritto 01, invece non è 01 ma è 10. Vabbè, lo scriviamo qua 10, questo faccio così, poi troverò il modo di cancellarlo. E nella diretta avevo fatto solamente sulla tip questa bianca, invece adesso ci voglio mettere una base sotto e vediamo che cosa viene fuori. Allora, il 10 è questo ed è questo argento, è questo argento e giustamente cambia colore. Adesso vediamo un po' sui colori come si comporta. Adesso andiamo con lo 02 che è un rosino quando è freddo, poi quando è caldo diventa quasi trasparente. E questo per esempio non mi piace molto come cosa perché appunto poi uno vede rosa, invece poi sulla parte calda dell'unghia è quasi trasparente. Allora, questo è appena uscito dalla lampada e quindi è caldo.
adesso facciamo la seconda passata. Questo colore ha leggermente dei qualcosa di lilla. Allora, vedete questo che è quello rosa uscito dalla lampada, è caldo e praticamente, guardate qua, diventa trasparente. Questo rosa non mi piace molto, cioè mi piace steso non caldo, mi piace freddo, però l'unghia della persona, cioè le mani le abbiamo calde e quindi è difficile che si veda molto la parte rosa, si vedrà di più la parte bianca trasparente, quindi questo non mi convince molto. Ma ripeto, a me in genere i termo non mi convincono molto, ma è una cosa mia personale, per carità, il mondo è bello perché vario, è meglio così. Mi piace perché ci sono i glitterini, quello sì, mi piacciono, vabbè, dove c'è glitter ci piace tutto. Allora, questi sono appena usciti dalla lampada, quindi è caldo. Adesso io vado a passare il cleaner. Questo è il rosa. Vado a passare il cleaner che è freddo e quindi vediamo che succede. Ovviamente adesso mi macchio con tutto l'inchiostro. Ok, adesso lo faccio freddare un secondo e vediamo che cosa succede. Anche qui ci vado a passare il cleaner. Questo invece è quello, diciamo, argento con un po' di lilla. E a sto punto fra i due devo dire che preferisco questo. Allora, ecco qua, e questo è il risultato finale da freddo. Però freddo è impossibile che rimanga così, perché ovviamente nella parte del letto ungueale sarà sempre caldo. E vabbè, come ripeto, a me questa cosa non mi fa impazzire, però vedo che in tanti lo usano e che anche tante persone li chiedono. Però siccome a me non fanno impazzire, io neanche li prendo e quindi vabbè. Comunque, tra i due devo dire che preferisco questo un po' lillino, questo argento che ha un po' di lilla all'interno. Quindi questo è sul nero, questo è sul rosa e questo è su base bianca, il colore della tip. Poi, sempre di quelli che mi ha mandato Born Pretty, mi ha mandato questi meteorite e questi mi piacciono. Invece vi devo dire che mi piacciono molto di più perché non sono termici, insomma non c'è questo cambio di colore. Questo è lo 02 che l'ho provato su ops, mi è caduta la cuffietta. Quindi dicevo, questo è lo 02 che ho provato su su tip colore senza colore. E poi mi è venuto in mente di provarlo su una base rosa, già che la maggior parte delle volte comunque utilizzo una struttura in cover, e quindi vediamo un po' cosa viene fuori. Questi sono molto carini perché al momento di passarci la calamita escono fuori tutti dei glitterini e, come potevo immaginare, sono molto magnetici e se avvicini troppo la calamita
praticamente il prodotto sale e si attacca alla calamita. Vediamo sul rosa il risultato com'è, se è uguale. E adesso prendiamo lo 08. Questo qui al momento della stesura sembra avere meno glitter all'interno, invece poi quando ci passi la calamita escono fuori. Allora, ed ecco qua i meteorite. Questi sono lo 02 e lo 08. Devo dire che questi mi piacciono abbastanza, sono molto coprenti, tant'è che la differenza tra la parte dove ho messo un colore rosa e dove non c'è niente, praticamente sono uguali, quindi questo posso usarlo tranquillamente, senza nessuna base, senza nessun colore sotto. E questi mi piacciono molto. Vedete, mi avvicino, vediamo se si vedono i glitterini. Vedete, ci sono dei glitter molto fini e questi sono molto carini. Andrò a vedere che altri colori ci sono di questa linea meteorite. Allora, adesso passiamo ad altri colori che ho preso io, sempre di UR Sugar. Questi li ho comprati io. E in particolare questo qua che si chiama Luminous 05. Allora, io ho visto questa cosa qui in foto e che fai? Non lo compri? Allora, sapevo già che dalla foto sicuramente ci sarebbe stato qualcosa di diverso, ma adesso lo stendiamo insieme e vediamo un po' che succede. Perché vi dico questo? Perché l'ho già steso su Tip e boh, il risultato non mi è sembrato molto soddisfacente. Allora, io su Tip normale praticamente è trasparente, quindi da qui ne viene che ci va una base nera sotto oppure una base di un altro colore. Io ho voluto provare a mettere appunto tipo un Tiffany. Allora, ci sono dentro dei glitter che più che glitter sembrano sassolini perché sono proprio, si sentono, si toccano, sono ruvidi. Vediamo un po' che succede. Allora, con la prima passata il risultato è questo. Ovviamente dove è più evidente è dove c'è il nero sotto. E se nella foto sembra che sia anche un po' duocromatico, ma alla prima passata molto poco. Vediamo alla seconda. Allora, questo è il risultato con la seconda passata. Io non so se in telecamera si percepisce, ma questi glitter sono veramente dei sassolini e sono anche abbastanza in rilievo. Non so se si potrà capire, ma non mi piace che questa cosa sia in rilievo e sinceramente. Poteva essere anche carino, per esempio, sul verde, cioè su un bianco proprio no, perché tende al verde giallastro, quindi tenderebbe a ingiallire il colore. Su un colore pure pure, ma questo fatto che ci sono sti sassolini dentro non mi piace, perché poi stai sempre a toccare e dai,
si rovina il lavoro. Allora, questo è il risultato di questo luminous sigillato e vi voglio far vedere. Metti a fuoco. Vedete queste pietrine che rimangono in superficie? Non mi fa impazzire, voglio dire, questo non credo proprio che lo utilizzerò su nessuno, perché queste pietrine che rimangono in rilievo non sono per niente comode. Poi passiamo ai preferiti del momento. Questi io li adoro, si chiamano Holo Cat Eye e sono anche questi qua. Ne avevo già presi due e sono questi qua. Io questi li adoro. Questi sono lo 05 e lo 04, questi sono bellissimi, coprentissimi già alla prima passata e pieni di glitter, fini. Adesso vi faccio vedere stesi gli altri due, ma questi penso che piano piano mi prenderò tutti i colori che hanno. Allora, cominciamo con lo 03, che è questo bellissimo color bronzo arancio, è bellissimo. L'ho già utilizzato e l'ho utilizzato un po' più discreto. In che senso discreto? Ho fatto la prima passata e non ho messo la calamita, perché anche senza la calamita comunque sono dei colori molto carini. Quindi ho messo la prima passata senza calamita e sono andata in lampada, e poi ho fatto la seconda passata con la calamita e viene un po' più discreto, nel senso non si vede così tanto la riga dell'occhio di gatto, e per una persona che non vuole essere troppo appariscente va più che bene. Io questi li adoro, guardate già alla prima passata, vediamo poi alla seconda. Poi passiamo con lo 06, che è un verdone un po' più scuretto, diciamo che magari questa non è la stagione adatta, ma sicuramente arriverà anche il suo momento e io ce l'ho lì, tanto non è che scade, e quindi questo bel verdone mi piace tantissimo. Vabbè, questi mi piacciono tutti, è inutile che ve lo sto a dire. Vedete, dove si sposta la particella magnetica il colore risulta quasi un nero, comunque pieni di glitter. Guardate quanto è bello anche senza la calamita, è veramente un colore particolare. Allora, ecco qua, questi sono quelli che ho io. Io ho il 3, il 4, il 5, il 6, mi sembra che mi mancano l'1 e il 2. Allora, stavo guardando una cosa e fate attenzione quando andiamo a prendere i link, cioè a comprare il prodotto. Allora, praticamente io vi lascerò giù il link di questi qua, ma quando entriamo praticamente in quel link ci sono tutti quanti. Che succede? Che sotto a questo questi qua che vi ho fatto appena vedere, mo dove sta? Sono spariti. Holo, ecco. Allora, nella boccettina sotto vedete che c'è scritto Holo Cat Eye e corrispondono a questi qua che vi ho appena fatto vedere. Però che succede? Che se andiamo a scorrere, a un certo punto troviamo degli altri colori e qui me lo chiama Holo 1, Holo 2, Holo 3, ma si vede bene che sono diversi. Invece noi dobbiamo andare su questi qua e si vede anche nella fotografia. Praticamente io quello che ho è il 3, ecco, vedi, questo è il 3
e nella fotografia si vede bene che ci sono i glitterini, quindi se vi piacciono questi qua non fatevi confondere dalla scritta, ma guardate l'immagine, ok? Poi appunto andando avanti io credo, mo che li ho visti, credo proprio che mi prenderò anche questi qua che li chiamano olo. Poi bisogna vedere sotto la boccetta che cavolo ci scrivono, perché questi ci confondono le idee proprio tantissimo. Questi però sicuramente vanno su base nera, quindi li trovo molto invernali e insomma magari aspetterò a prenderli, non li prendo adesso. Adesso penso che mi prenderò questo 1, non mi dice tanto perché è argento, il 2 non ce l'ho, il 3 ce l'ho, il 4 ce l'ho, il 5 ce l'ho, che qui sembra, questo è il 5, guardate. Qui sembra abbastanza rosso bordeaux, invece è sul viola, cioè mi piace, però la fotografia è molto fuorviante. E il 6 ce l'ho, quindi mi sa che non ne prenderò manco uno, forse prenderò il 2. Vabbè, queste sono cose mie, però ecco, fate attenzione a guardare la foto più che la scritta, ok? Allora, poi arriviamo a questi che sotto c'è scritto Magic Cat Eye e ho preso un rosso che appunto anche lui è abbastanza invernale e quell'altro non mi ricordo che colore è, mi sembra tipo un grigio. Questi sono molto molto magnetici, hanno belle particelle magnetiche all'interno, quindi come metti la calamita lo prende subito e anche loro tendono ad alzarsi e ad attaccarsi alla calamita se lo mettiamo troppo vicino. Però questo qui, come vedete, mi fa un po' di macchie di colore, magari dobbiamo metterci un colore sotto, poi vedrò di farlo. Vediamo lo 06 che non mi ricordo. Sì, è un grigio. È un grigio. Allora, nel frattempo che si asciugano quelli, voglio farvi vedere questo che è della serie Magic ed è lo 03. Questo blu, ragazzi, è bellissimo. Prendetelo perché veramente è bellissimo. È super coprente, non serve mettere basi sotto, due passate ed è la fine del mondo. Questo qua, questo rosso è molto pastoso, è bello pieno. Vediamo un po'. Allora, con la seconda passata non ho più buchi di colore, quindi con due passate posso anche evitare di mettere un colore sotto. Questo grigio si può mettere ovviamente con il nero, ma anche magari con un grigio scuro. Questo è abbastanza tenue, insomma, non è proprio sparaflescioso. Ok, allora questi sono gli ultimi quattro che ho steso, fatti in boccetta, e adesso passiamo a quelli nel barattolino che sono i 5D. Vedete qua, 5D Cat Eye Gel. Come dicevo, questi sono nel barattolino, sono abbastanza liquidi, ma sono coprentissimi. E poi vi voglio far vedere una cosa, vediamo se riesco a farvela vedere in videocamera.
Praticamente, hai visto come ha cambiato colore? Mi fanno impressione sti cosi perché sembrano vivi. Praticamente segue la calamita e anche questi, volevo farvelo vedere, non so se riesco. Praticamente si alza, lui si tira su. Lui si tira su e se lo mettiamo troppo vicino si attacca alla calamita. Vabbè, è una cosa strana. Allora, per questi ci serve il pennello e quindi andiamo a iniziare con lo 01 che è un verde. Guardate come sono coprenti, sono veramente molto coprenti. E con del magnete molto potente. Lo 02 che è questo blu. Adesso andiamo con lo 04. Lo 05. Scusate, questo ho detto che era lo 05, ma no, è lo 03, questo violaceo. Questo 03 l'ho usato su unghie vere e vi lascio qui una clip del risultato finale. E l'ho steso senza nessuna base sotto, solamente lui. Solamente lui è venuto benissimo. Ora, eccoli qua tutti stesi, questi sono i 5D Cat Eye ed eccoli qua, appunto. Per ora ho questi quattro, poi chissà se nel tempo ne prenderò anche altri. E infine ho preso questi due che non sono Cat Eye, ma si chiamano Chameleon Starry Gel, lo 03 e lo 04, sono questi gel glitterati camaleontici. Che cambiano colore in base a come si muove la mano, dove sbatte la luce, in poche parole. Allora, li avevo stesi, dunque vediamo, il verde è lo 03. Li avevo stesi solamente sulla tip senza mettere nessun colore sotto e questi sono praticamente trasparenti, hanno base trasparente e sono molto liquidi. Allora voglio vedere adesso se ci metto una base sotto,
come viene fuori. Giustamente, se ci metti sotto il nero, viene molto evidente. La base, come vi dico, è praticamente sono questi glitter camaleontici duochrome in una base trasparente, quindi non è coprente la situazione, vedete sul rosa, non è per niente coprente e per questo ci vuole un colore scuro sotto e poi vanno fatti, secondo me, più strati per ottenere un risultato coprente. Non so perché pensavo fosse un'altra cosa, ma ci potevo arrivare anche da sola che era questo tipo di gel, ma non so perché mi ero immaginata che potesse essere un'altra cosa. Adesso veniamo con lo 04, che è questo viola dorato. Non mi ricordo se c'erano, oh, stavo fuori fuoco, fuori camera. Non mi ricordo se c'erano anche altri colori, sinceramente. Però dopo, quando vi metto il link, me ne accorgerò. Allora, vado con la seconda passata di questo 03, lo faccio un po' più carico, cercando di allora, chiaramente con il nero sotto. Non si vede neanche se ci sono dei buchi di prodotto. Vediamo adesso se lo metto sul rosa, un po' più carico. Allora, nel rosa e insomma, nella tip trasparente si vedono dei buchi di colore. Potrei fare una terza passata per rendere il tutto più omogeneo, ma insomma, non so se mi sembra il caso. Alla fine sul nero, ovviamente, sul nero è il suo. Allora, anche qui sono andata un po' più carica e come dicevo prima, sul nero il risultato è molto più evidente. Anzi, vi dirò di più che con queste luci sparate non si vede neanche troppo troppo la questione del duochrome. Però, per esempio, se una persona non piace troppo carico come sul nero, alla fine se lo stendi su un colore chiaro può risultare un po' più delicato, tra virgolette, perché insomma non è che è proprio delicata questo effetto. Allora, ed ecco qua questi Chameleon Starry Gel. Allora, 03 e 04. E questi sono loro. Allora, ecco qua, ho deciso di fare una ruota solamente di colori UR Sugar perché stanno diventando tanti e quindi ho deciso di metterli separati dagli altri. E va bene, allora questo è il mio video haul di prodotti di UR Sugar. Sicuramente ne prenderò altri perché ci sono cose troppo carine.
E niente, allora io vi ringrazio per aver guardato il video, ci vediamo al prossimo video haul, che ho comprato dei gel color di Venalisa e mi sono già arrivati e quindi li voglio mettere su tip e ve li faccio vedere. E niente, grazie per aver guardato il video, regalami il solito pollicione in su se ti è piaciuto, giù nell'info box ti lascio i link a questi prodotti e cerco di scrivervi anche i numeri, vediamo come posso fare e ci vediamo alla prossima, ciao!